Kakà da campione, Lucio Maurino a Potenza propone le figure di karate pluripremiate. E ora parliamo di karate, uno tra i più grandi campioni in attività a Potenza per guidare uno stage organizzato dal Centro Sportivo Educativo Nazionale di Basilicata. Antonio Coronato. Sono esempi di perfezione i kata eseguiti da Lucio Maurino. I combattimenti immaginari del karate, un misto di precisione e coordinazione che richiedono ore e ore di allenamenti e grande concentrazione. E nell'arte del kata l'atleta campano sfiora l'imbattibilità. 3 volte campione mondiale, 9 titoli europei a squadre. Lucio Maurino ha un curriculum interminabile, ma anche la modestia di chi ama questo sport e con passione lo trasmette ai suoi allievi, soprattutto ai più piccoli. E proprio i ragazzini sono rimasti maggiormente affascinati dalle sue lezioni, impartite a oltre 400 combattenti in kimono che hanno affollato la palestra Vito Lepore per lo stage organizzato dal Centro Sportivo Educativo Nazionale diretto dal maestro Sandro Caffaro. Un colpo d'occhio che dimostra il grande interesse e la diffusione del karate, un'arte marziale per tutte le età e per tutte le occasioni. Oggi può essere visto sia come sport, inteso come valenza in quello che è la crescita motoria, psicomotoria del bambino, ma anche come arte marziale, soprattutto per un pubblico più adulto che ricerca maggiore filosofia e applicabilità nella difesa personale. Servono determinazione, disciplina e impegno, e molti bambini lo hanno capito subito, a giudicare da come prendono sul serio il loro esame per conquistare un grado più elevato, rappresentato dal colore della cintura sul kimono. Ogni tono più scuro è un passo avanti, fino alla perfezione, quella di Lucio Maurino e dei suoi kata.